100 posti di lavoro messi a disposizione da 7 aziende del territorio regionale che operano nel settore della salute, della qualità della vita e della bioeconomia. Sono i numeri del Recruiting Day dedicato alle scienze della vita, in programma il 9 ottobre e presentato oggi a Trieste. L'iniziativa è promossa dai servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il cluster Scienze della Vita FVG e il polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani di Pordenone. Le aziende in cerca di nuovi addetti sono Aindo, Halifax, Bat Trieste, Biofarma, Lima Corporate, MTT Lab e Televita. I profili ricercati riguardano ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e magazzino. Beh, uno dei settori su cui la Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo in maniera strutturata alla luce dei dati occupazionali che ci dicono che tra il 2019 e il 2023 la percentuale in aumento supera il 60%. È frutto, riteniamo, anche di tutta una serie di politiche di investimento trasversali, dalle autorizzazioni all'industria, ai trasporti, agli insediamenti, che l'amministrazione regionale fa. Le candidature dovranno pervenire entro il 26 settembre. Il Recruiting Day è in programma all'Urban Center di Trieste. Nel primo semestre 2024, è stato spiegato oggi, la Regione ha promosso 20 Recruiting Day, coinvolgendo 132 aziende alla ricerca di 1.885 addetti. Sono stati raccolti poco meno di 5.000 curricula e ne sono stati preselezionati 3.250. A colloquio sono state portate oltre 2.000 persone.